Ciao amiche e amici di Radio Praxis e bentornati in questa seconda stagione di Psicolab. Io vi ringrazio per averci seguito e speriamo anche che continuerete a farlo in questa seconda stagione. Vi ricordo che appunto tutte le puntate le trovate sia su YouTube sia su Spotify e ovviamente nel link in bio della pagina Instagram di Radio Praxis che vi invitiamo a seguire. Oggi quindi diamo il via a questa seconda stagione con un discorso che a mio parere è davvero importante e attuale. Cioè, se il libero arbitrio, così come è comunemente inteso, esista oppure no. Per risolvere e per rispondere a questa questione che può sembrare banale, ma che in realtà non lo è, ci affidiamo a un libro, fra l'altro recentissimo, del 2020, che è di un filosofo e un politologo tedesco contemporaneo, appunto, che è Christian List. Il titolo dell'opera appunto è Il libero arbitrio, una realtà contestata. Una realtà contestata proprio perché molti ad oggi tendono a dire che il libero arbitrio non esista e che quindi nessuno è effettivamente libero come crede di essere. Allora, il concetto di libero arbitrio è molto antico e l'idea che gli uomini siano dotati di libertà di scelta risale persino all'Antico Testamento. I filosofi stessi infatti hanno discusso per secoli sull'esistenza e sulla natura del libero arbitrio, anche se oggi molti studiosi, tipicamente di orientamento scientifico, negano che esista, dato che il mondo è dominato da leggi fisiche. Pertanto ritengono che chi creda nel libero arbitrio sia ingannato o dall'abitudine o da una dottrina religiosa o da una credenza personale. In questo libro, infatti, Liszt sfida l'ortodossia scientifica e propone una nuova e accorata difesa del libero arbitrio, impugnando gli stessi criteri naturalistici che di solito vengono impiegati per computarlo. Liszt sostiene infatti che il libero arbitrio, insieme ai suoi prerequisiti, che sono l'intenzionalità, le possibilità alternative e il controllo causale delle azioni, che in seguito vedremo in dettaglio, non fanno parte della fisica, ma che invece vadano considerati come un fenomeno di livello superiore, cioè appartenente all'ambito della psicologia. È uno di quei fenomeni che, appunto, seppur emerge da processi fisici, resta autonomo da essi. Quando il libero arbitrio viene contestualizzato, appunto, in modo corretto, ammettere che è reale non è solo scientificamente onesto, ma diventa appunto indispensabile per spiegare il mondo umano. Per Liszt, infatti, la realtà è multiforme e per questo può essere divisa in tre livelli di interpretazione, che sono quello fisico, quello chimico e quello psicologico. La possibilità di esercitare la libertà dipende appunto da tutti questi tre livelli insieme, tant'è che se una persona ha un problema fisico, un problema neurologico, non può esercitarla pienamente. A ciò si aggiunge anche il fatto che un fenomeno, secondo Liszt, può dirsi reale solo se la sua esistenza non può essere messa in discussione, dal momento che appunto, nel momento in cui lo si nega, non si è più in grado di spiegare la realtà nella sua totalità. E questo criterio di realtà è definito come atteggiamento ontologico naturalistico, che è applicabile appunto non solo al mondo della fisica, ma anche a quello delle scienze umane e sociali. Pertanto, la visibilità del fenomeno o della causa in questione non c'entra assolutamente nulla con la sua esistenza, tant'è che esistono infatti leggi fisiche, come ad esempio la legge di gravità, che non la si vede, ma esiste, e se la si mettesse in dubbio, sarebbe oltremodo difficile spiegare molti fenomeni. Così, sebbene invisibili, non si può negare l'esistenza dell'io interiore e nemmeno quelli dei suoi meccanismi. Questa tendenza a screditare il libero arbitrio probabilmente deriva dal fatto che ogni scienziato, ogni studioso potrebbe considerare massima la propria scienza, il proprio studio, ed è per questo che è molto utile avere una cultura vasta che consenta di adottare più punti di vista.
Il comportamento delle persone generalmente è comprensibile in termini di agency, ossia le credenze, i desideri, le intenzioni delle persone fanno sì che queste agiscano in determinati modi. Al contrario, se si provasse a considerare le persone come semplici ammassi di particelle fisiche che interagiscono fra loro, questo porterebbe a servirsi di un livello descrittivo della realtà del tutto inadeguato. La capacità di una persona di scegliere fra diverse possibilità alternative è poi un fenomeno reale, così come lo è il controllo causale delle azioni. Per questo Liszt si definisce a suo parere un portavoce del libertarismo compatibilista. Libertarismo perché appunto aderisce all'idea per cui il libero arbitrio implica un'autentica capacità di scegliere fra azioni differenti, compatibilista per via della sua compatibilità con le altre scienze, proprio grazie a questa distinzione che poco fa abbiamo detto fra i tre diversi livelli della realtà. Concentrandoci su appunto questi tre primi requisiti, si parla appunto di agency intenzionale, possibilità alternative e controllo causale delle azioni. In seguito ci concentreremo anche sulle sfide che il libero arbitrio oggi è chiamato ad affrontare, che sono la sfida del materialismo radicale, del determinismo e dell'epifenomenismo. E infine ci concentreremo su un requisito ulteriormente stringente del libero arbitrio e poi capiremo perché. Innanzitutto si può dire che mentre gli animali sono mossi da stimoli e pulsioni, l'essere umano oggi pare essere l'unico appunto dotato di libero arbitrio, proprio perché ha delle azioni che sono intenzionate, ossia non è necessitato nell'agire. Questo significa che l'uomo può essere vittima di un condizionamento che però è sempre relativo, ma è libero proprio perché è in grado di trascendere dalle condizioni contingenti. Già lo stesso cercare di contestare in fondo che si è liberi dimostra che lo si è. E proprio perché la prova pratica è più potente di tutto, si è visto grazie ad esperimenti recenti che già i bambini fra i 4 e i 6 anni hanno già delle intuizioni molto feconde riguardo il libero arbitrio. A 4 anni sono in grado di identificare sia in loro stessi che negli altri l'abilità di scegliere fra possibilità alternative in assenza di ostacoli fisici e a 6 anni sono in grado anche di riconoscere la libertà di una persona di agire contro i propri desideri dichiarati. Questo perché fra l'idea e l'atto c'è un dislivello che è rappresentato dalla volontà. La libertà infatti ha a che fare non solo con la ragione ma anche con la volontà. Ed è per questo che spesso può esserci uno scarto fra una comprensione e l'azione riguardante una situazione, un fenomeno. Questo perché intelletto e volontà non coincidono. La volontà, infatti, è il vero metro di parità umana in quanto tale, ed è un discorso molto importante perché restituisce dignità anche alle persone più semplici. L'intelletto invece non è sempre pari, perché ci sarà sempre chi è più colto di noi o chi è meno colto. L'umanità di una persona non dipende infatti dalla sua cultura, ma dalla sua scelta morale, che è resa possibile dalla volontà stessa. Spesso infatti accade che un uomo più semplice, più ingenuo, superi in moralità un uomo più colto, perché nell'ingenuità appunto sceglie quasi sempre il bene. Ricollegandoci appunto a questi tre requisiti, si parla di agency intenzionale, per cui l'uomo, a differenza di oggetti e animali, è un attore dotato di un obiettivo e uno scopo, e questo è molto semplice. Il secondo requisito è la presenza di possibilità alternative, secondo cui appunto si deve poter scegliere fra due o più opzioni che per colui che è chiamato a scegliere sono reali. E infine il controllo causale, secondo cui le azioni di un qualsiasi individuo dotato di libero arbitrio sono causate non semplicemente da processi fisici non intenzionali, ma da stati mentali pertinenti. Per questo, adesso che forse abbiamo un quadro un po' più chiaro di quali sono i requisiti del libero arbitrio e che cosa si intende per libero arbitrio, ci possiamo concentrare sulle tre sfide
che sebbene diverse fra loro, hanno tutte in comune la tendenza di cercare di localizzare il libero arbitrio e i suoi prerequisiti a livello del cervello e del corpo umano. La prima sfida, infatti, è quella denominata del materialismo radicale, che si basa su una visione della psicologia come un sapere obsoleto e prescientifico, un sapere che dovrebbe essere abbandonato a favore di una teoria neuroscientifica del comportamento umano. Questo perché l'uomo viene visto solo come corpo, in nome appunto di questa tesi del materialismo, del fisicalismo, secondo cui tutto ciò che avviene nel mondo essenzialmente è un fenomeno fisico o quantomeno il risultato di fenomeni fisici, dato che i processi biologici derivano da processi chimici che a loro volta sono determinati dalla fisica. E in questo senso è possibile dire che gli esseri umani siano delle macchine biofisiche. Tuttavia sarebbe comunque impossibile spiegare e prevedere il comportamento umano se non considerassimo gli esseri umani come degli agenti intenzionali, dotati di credenze e di desideri e per questo capaci di guidare le loro azioni. Di conseguenza, si tratta essenzialmente di una corrente altamente riduzionista che, nel momento in cui non riesce a inquadrare più determinati fenomeni, li cataloga come illusori o come nulli. La seconda sfida è quella del determinismo, secondo cui il passato determina interamente il futuro e quindi non ci sono reali possibilità alternative. Quindi vediamo come vado ad intaccare il secondo prerequisito del libero arbitrio. Dato che appunto non essendoci effettivamente possibilità alternative, tutte le azioni sono predeterminate. Allora, sicuramente è vero che ognuno è espressione del tempo che ha vissuto ed è frutto di numerosi condizionamenti in base alla sua storia personale, ma non si tratta mai appunto di un condizionamento assoluto, tanto che ogni persona è unica, sebbene possa avere una storia simile a quella di altri. Nella fisica contemporanea, fra l'altro, esistono anche teorie del mondo in contrasto e in disaccordo fra loro, non conciliabili, che sono appunto quelle della meccanica quantistica e della relatività. Tuttavia, questa sfida al determinismo non può essere vinta su un piano fisico, sempre per la distinzione dei tre livelli della realtà, perché anche se si prendesse per buona la teoria della relatività e quindi di un indeterminismo a livello fisico, non basterebbe per trasporlo sul piano psicologico. Ciò che serve è appunto un indeterminismo sul piano psicologico. Quello che c'è da dire appunto è che fra un io corporeo e un io psicologico c'è una correlazione, ma non un'identità. Infatti, l'indeterminismo agenziale può essere compatibile con il determinismo fisico, sempre appunto per questa distinzione dei livelli di realtà, anche perché se il mondo non fosse multiforme, non servirebbero neanche la multiformità delle discipline che lo studiano. In poche parole, se la psicologia vuole avere un fondamento, non può essere deterministica, proprio perché tratta di esseri umani e non di automi preconfezionati in base alla loro storia personale. La terza sfida è quella dell'epifenomenismo, secondo cui tutte le azioni compiute da un agente sono interamente causate da processi fisici non intenzionali. E quindi tutt'al più le intenzioni dell'agente sono dei sottoprodotti di cause fisiche sottostanti, proprio perché l'epifenomeno è un fatto accessorio, la cui presenza o assenza non incide sull'esplicazione di un dato fenomeno. Di conseguenza, l'io non viene visto come una causa, ma è causato dal nostro cervello, e quindi la psicologia non sarebbe altro che un teatro delle illusioni. Tuttavia, l'epifenomenismo è una sorta di violenza psicologica, uno scardinamento della personalità perché sovverte la nostra introspezione. Ci sono alcuni scienziati, sostenitori di questa teoria, come Sam Harris e Michael Cazzaniga, che affermavano come alcune scelte, come ad esempio banalmente scegliere se bere un caffè o un tè, sono soltanto apparentemente libere, ma che in realtà non sono state compiute intenzionalmente, ma sono state fatte semplicemente dal nostro cervello. Liszt appunto ribadisce giustamente che non è assolutamente vero che lo stato mentale sia un fenomeno o un'apparenza di una realtà vera che sta nel cervello, perché il cervello permette di pensare, ma non significa che sia la causa delle idee, cioè
Le scariche elettriche che attraversano il cervello non coincidono con le idee, non c'è questa analogia. Per questo potrebbe essere interessante anche fare appunto un'analisi sul termine causa, un termine cardine della fisica moderna. A seconda appunto della natura che gli si vuole attribuire, si possono notare tre prospettive, che sono una prospettiva riduzionista, una proiettista ed una realista. Secondo la corrente riduzionista, la causa non c'è. Ciò che esiste è soltanto una connessione costante fra fenomeni che siamo abituati a chiamare causa. Secondo la causa proiettista, le relazioni causali non esistono nella realtà, ma solo nella mente di chi le osserva, al fine di poter interpretare la realtà stessa. Ma questo ragionamento è aporetico, è una contraddizione in termini, perché come può una persona sostenere questa posizione? Come farebbe questa persona a essere uscita dal cerchio magico dell'illusione, se di questo si tratta? Ed infine c'è una posizione realista, secondo cui esistono delle cause nel mondo, altrimenti i fenomeni non si spiegherebbero, ma non sono osservabili. Ossia, si tratterebbe appunto di cause ontiche e non epistemiche, che riguardano il mondo, ma non la nostra conoscenza. Infine, l'ultima riflessione di quest'autore, a mio parere molto interessante, è che sebbene ci siano forme rudimentali di libero arbitrio fra gli animali, soprattutto fra i primati, le capacità agenziali degli esseri umani non hanno uguali nel mondo biologico. Perché? Sebbene la responsabilità non coincida con il libero arbitrio, questa è comunque una peculiarità dell'essere umano, perché possono essere attribuite responsabilità derivate dal libero arbitrio solo chi è capace di comprendere delle norme e di esprimere giudizi normativi. Ed inoltre bisogna avere quindi anche la ragione, sebbene questa appunto non coincida con il libero arbitrio, perché bisogna essere ragionevoli. Nel senso di dotati di ragione per capire le differenze fra giusto e sbagliato, buono e cattivo. Quindi solo chi è dotato di ragione e responsabilità può dirsi un agente moralmente responsabile e non semplicemente un agente intenzionale. E ad oggi sembra che soltanto l'uomo nel creato possa soddisfare questo criterio più stringente. Bene. E per oggi questa puntata termina qui, io spero davvero che vi sia piaciuta, in tal caso vi invito a condividerla, a diffonderla, ad ascoltarla e magari anche a rifletterci sopra, perché al di là di tante cose e concetti che possano sembrare banali, in realtà è secondo me molto utile distinguere dei livelli di realtà. Per distinguere anche un piano fra fisicalismo, emotività, psicologia, fisica, biologia, chimica, per spiegare la reale connessione di determinati fenomeni e di come, nonostante in un mondo che ci vorrebbe sempre più automi, sempre più meccanicizzati, l'uomo in ogni caso è sempre libero di scegliere davvero cosa essere, al di là di tanti condizionamenti che, sebbene influenti, sono sempre relativi. Quindi io vi saluto qui e alla prossima puntata di Psicolab. Continuate ad ascoltare Radio Praxis.